delle segretarie, dico grazie a Chiara e Michelle, un grosso grazie lo facciamo anche a te Stefano, che ve lo garantisco io, hanno fatto 20 ore al giorno tutti quanti. Thanks to all the staff of the Fraglia Vela Malcesine who has been working so hardly during the week. I think you don't need to mention all of them, but you heard the names. Basically all of them, they did their best 110% during Gold Week, so thanks a lot. The crew that seems to enjoy to sailing here, thanks in particular to Russell, who asked to come back here once again after 3 years, and arrivederci, see you next year. E non vedo qui l'amico Guido Ricetto, perché grazie Guido, thank you. And last but not least, Guido Ricetto, the real organizer of the event, has been here 48 hours a day. He did it, I don't know how. In inglese e poi in italiano, dalla decima posizione, Team Jellic Fleet Race of the Malcesine Cup 2009. Fleet race dunque, 10th position, Team Jellic, 9th position, Isla Canarias, 8th position, Austria Team, 7th, Organica, 6th, Sea Dubai, 5th, Sirif, and 4th, No Way Back. And now for the first three positions, the prizes. Terza posizione per la regata di flotta, BMW Oracle, Larry Ellison, Russell Kusk. Third position, BMW Oracle. Questo era il terzo classificato, il più bravo velista al mondo, si piazza terzo a Malcesine, questo ve la dice lunga sul livello dei team in regata. Avete di fronte a voi il Maradona della Vela, non c'è un velista più bravo di lui, thanks so much. Now for the fleet race again, second place, Acqua, Chris Blake, Cameron Happett. Seconda posizione per Acqua. Secondi classificati della regata di flotta, Team Acqua. E adesso il primo classificato nella regata di flotta, un'altra superstar della vela mondiale, first classified, the winner is Artemis, Dean Barker, Tobias Thorqvist. Dean Barker, Team Artemis, vincono la Malcesine Cup nella Fleet Race.